Ciao ragazzi, siamo le Street Gorilla, esperti del fitness, trattiamo le persone con il corpo libero. Oggi in diretta alla nostra palestra siamo qua per fare un allenamento EMUM di pull up, quindi allenamento per il dorsale, ragazzi. Oggi solo dorsali, andiamo a vedere tutte le varianti appunto per il dorso. Quindi solo 8 minuti. Cominciamo subito, smartphone di fianco a voi. Vai. Ok, 6 pull up, questa volta al collo, quindi al non collo. Devo arrivare qua con la sbarra, ma devo arrivare al collo. Quindi, movimenti più controllati, più puliti, sì. E cerchiamo di farli. Via, meglio. Iniziamo. Su, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco qua, ha sbattuto il microfono. Ha sbattuto qua il microfono, purtroppo, sentiva, sì, sicuro. Sì, sì. Spostiamolo un attimo. Ok, ma adesso abbiamo, non abbiamo più. 6 pull up close grip, quindi questa volta presa stretta. Ci siamo? Siamo. In EMO, raga, 8 minuti, velocissimo questo workout, ma veramente funzionale. Vai, vai, riposiamo, abbiamo tanto tempo per riposare, comunque. Poi in realtà il numero varia un po' a seconda del vostro livello, se ne avete di meno fate di meno, avete di più ne fate di più, l'importante è farle controllate, quindi cerchiamo di non correre troppo. Già in 8 minuti ne farete un bel po', ragazzi, non è facile. Sono quasi 50 trazioni. In 8 minuti, porca miseria. 3, 2, 1, via, close grip, quindi anche qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok, riposiamo ancora un po', con le braccia, con le braccia in pump subito, proviamo front lever pull up, quindi questa cosa ci mettiamo in tuck, possiamo tenere le gambe o a squadra o normali, cerchiamo di portare la sbarra allo stomaco, 30 secondi. Nel frattempo vi ricordiamo inoltre, visto che state riposando, che trovate in descrizione il link per i nostri programmi di allenamento, quindi in base al vostro livello. Scaricate i programmi sul vostro telefono e potete allenare ovunque, al parco, a casa. Se no, possiamo seguirvi in maniera personalizzata, sempre in base al vostro livello. Ma sotto trovate tutto, come al solito, comunque. Ci siamo, dai. 3, 2, 1, via. Okay, un tac. E vado su. Andiamo un po' le... ok. Con le ginocchia. Sì, sì. 5 e 6. Ok. Se riuscite, portatevela allo stomaco la sbarra, chi non riesce va bene così. Chi riesce... In base al vostro livello... Sì. Sì, sì. Potete aumentare o diminuire il ROM, chiaramente. Sì, sì, sì. Ovviamente più ROM fate... e più sentirete il dorso, però non è facile ovviamente, ci siamo, non serve farlo in full, serve farlo comunque in tuck, se no potete anche allargare un pochino l'angolo, sì, l'angolo, fare in advance, ci siamo, dai dai, 20 secondi, manca poco, cosa abbiamo adesso? Adesso abbiamo commando pull up, commando, quindi lato laterale, 10 secondi. Esercizio laterale, così, da una parte e dall'altra. 3, 6 reps. 2, 1, via. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 6. Ok. Ci siamo. 20 secondi. Ora abbiamo chin up. Chin up. Riposiamo. Presa supina. Come vedete stiamo facendo tutte le varianti che potete fare appunto con una sbarra per allenare il vostro dorso, perché con una sbarra non è che si può fare di tutto, però in realtà tanti esercizi ci sono. Sì, se non ce l'avete potete ovviamente comprarla, se no la trovate anche magari alla Decathlon, quella da attaccare alle porte, quella lì va bene, costa 20 euro, costa pochissimo. Con quello. Quella lì è veramente top, comoda. Top. E potete fare ovviamente tutti questi esercizi, Ci siamo. E non cade neanche quella. No, no, quella se avete lo spazio giusto cade. Ora abbiamo chin up. Ok, ci siamo. 3, 2, 1, via. Chin up. Chin up. Anche qua controllate. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Ora front lever raises. Anche qua. Prossimo esercizio, braccia tese, devo immaginare di tirare giù la sbarra, ok? Questo qua potrebbe risultare un po' complicato per chi non è abituato. Anche qua potete farlo in tuck,
quelli magari un po' più forti lo possono fare in full, quindi gambe tese. L'importante è cercare di essere un blocco unico. Okay? Io faccio una versione invece intermedia, lo faccio one leg. Okay, così sì. Potete vedere potete che fare. Dall'intermedio, cioè dal base all'avanzato, c'è un intermedio. Sì, one leg. Sì, diciamo base, tac, intermedio, one leg, avanzato, full comunque. 3, 2, 1, via. Okay, da qua, anche qua, braccia tese. E immagino di tirare giù la sbarra, ok. Qua cambiate gamba, 1, 2, ok, e 3, perfetto. E adesso abbiamo ice cream maker, quindi contrario, da qua traziono, da qua mi metto in front lever e torno su, mi metto in front lever e torno su, stessa cosa, base in tuck, intermedio, one leg e avanzato, full. Ok, ci siamo. Anche qua. Il dorso si sente, raga, si sente, sicuro. Eh? Sì, sì, sì. Manca poco, 8 minuti, dai. I colpi sono tanti. Penultimo esercizio. Devo dire che sta funzionando parecchio questo workout. Sì. Sento proprio il dorso. Poi magari per renderlo proprio più completo, magari farlo 3 volte con dei riposi, sarebbe il top. Top. Ok, 3, 2, 1, via. Ice cream maker. Così. Da qua, boom, e tengo, boom, tengo, boom, tengo, cambio gamba, ok, ok, e teniamo, ok. Ora riposiamo, abbiamo l'ultimo esercizio, pull up normali, mentre prima dovevamo farli al collo, adesso arriviamo al mento, quindi in realtà pull up normali, per andare proprio a completare un po' l'allenamento sempre di tirata, ok, tirata verticale. Mancherebbe un po' di tirata magari orizzontale, tipo Australian, così. Se avete dei TRX potete attaccarli alla struttura e fare l'Australian. Però già così il dorso comunque lo andiamo a portare a cedimento, quindi la cosa buona è quella. Ripeto, le rep potete aumentarle, le propedeutiche potete aumentarle in base al vostro livello. O diminuirle anche. O diminuirle. Ok, 3, 2, 1, via. Pull up normali, 1. 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, workout ragazzi, finito. 8 minuti. 8 minuti, workout veloce. Se volete magari riposate un paio di minuti, 3 minuti, lo fate per altre due volte, prendolo completo. Vi ricordiamo che trovate in descrizione il link per MyProtein, qui abbiamo l'abbigliamento. Come vedete, MyProtein, sempre su. Integrazione e quant'altro, codice sconto Gorilla, pagate tutto di meno, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video, provate a fare questo circuito come sempre e noi ci vediamo in un prossimo video, bella raga, ciao.